Buongiorno amici, benvenuti in un nuovo vlog. Come potete sentire, sono malaticcia, ma non sono solo malaticcia. Ho proprio il Covid. Cercherò di prendere con filosofia questa cosa perché tanto ormai è tardi per essere eccessivamente demoralizzati, arrabbiati e quindi prendiamo con filosofia questa cosa. Oggi è il mio primo giorno di quarantena. Ho fatto il tampone ieri per confermare la mia positività e sono effettivamente positiva. Chi mi segue su Instagram già lo sa e ho pensato di sfruttare, tra virgolette, questi 10 giorni di isolamento forzato che devo fare perché ho sintomi per tenermi compagnia con voi e tenere compagnia a voi con quello che farò in questi giorni. Intanto sono le 10 e io in questi giorni, cioè è un sacco di tempo che non mi sveglio alle 10, anche perché tendenzialmente io in questo momento dovrei essere in ufficio da un'ora e quindi sarei sveglia già dalle 7 almeno. Ma è vero che questo virus mette sonno, cioè spossatezza. Sono esausta e ho dormito anche discretamente bene. Ieri sera mi sono presa un antistaminico per stappare un po' il naso. Lo sentite però che sono comunque abbastanza provatina e non ho la febbre in questo momento fortunatamente. Ieri ho avuto 37 e mezzo, ma non una gran febbre. Io considerate che sono vaccinata con 3 dosi, quindi non dovrei avere dei sintomi particolarmente pesanti. In questo momento ho la voce così, anche perché è la prima volta che parlo, però insomma me l'aspettavo che avrei avuto un po' di mal di gola. Comunque adesso, dopo essermi misurata la febbre, aver fatto pipì, preso un po' di coscienza col mondo, sono sveglia più o meno dalle 9:20, mi sto per fare la colazione. Perché così cerchiamo di riprendere un po' di energie. Io adesso, al di là di oggi, che sicuramente sarò ancora un po' più provata e ancora un po' più bianca, che probabilmente starò quasi sempre un po' sbracata, perché sono effettivamente molto affaticata. Non vorrei passare tutta la mia quarantena sul letto a deprimermi, ma vorrei cercare di tenermi il più possibile impegnata e quantomeno tenere una routine, perché sennò impazzisco. Anche perché io devo scrivere la tesi e poi appunto, cioè la stanza per esempio è un casino, devo ancora disfare l'albero, cioè. E quindi adesso piano piano, senza esagerare, perché comunque devo riprendere le forze, vorrei cercare di essere il più produttiva possibile. Allora, intanto adesso mi preparo la moka e facciamo colazione. Prima di tutto mi farò un bel cappuccino caldo perché fa un freddo allucinante. Infatti mi sono messa la felpa. Ecco qui. Allora, moka l'abbiamo fatta. Qui adesso farò il latte. Allora, per farvi un overview, vabbè, qua ci sono le cose con cui ho mangiato ieri che non ho avuto voglia di lavare e oggi le dovrò lavare. Il letto disfatto ovviamente, poi in realtà c'è casino lì perché ieri ho fatto il video dei miei regali di Natale e non li ho ancora messi a posto, ma oggi dopo colazione spero di avere sufficienti energie per quantomeno mettere in ordine il mio spazio, perché sennò c'è anche il deodorante sul tavolo. Eccoci qui, In summary, aiuto, pronti ovviamente per vedere una mamma per amica che chiaramente ho ricominciato. Qui c'è il mio cappuccino che è venuto molto bene, con una schiumetta che vabbè si sta un po' squagliando perché il cappuccino è molto caldo e poi non è proprio la tazza adatta, però va bene. Qui ci sono le vitamine, così cerco di prendere un po' di energia. Ora mi preparo anche le fette biscottate e mi godo la mia colazione di inizio giornata. Questi vlog di questi giorni di quarantena saranno veramente la cosa più real life che posso darvi, perché ho deciso che voglio documentare tutta la mia avventura. In questo momento mi sento abbastanza KO, più che altro perché ho 37,1, ma mi sento come se avessi 39, vi giuro, sono bollente, mi sento bollente, ma in realtà non sarò così tanto calda. Poi sono anche sotto il piumone e ho l'aria accesa, ma fa troppo freddo, cioè non ce la faccio a stare con l'aria condizionata spenta. Ho questa voce sempre più soave. In realtà non ho tanto mal di gola, ho più la gola secca. Infatti dovrei bere, spero di avere la borraccia ancora piena. Non è vero, la borraccia quasi vuota. Mi devo
devo anche alzare a riempirla, vabbè. Ma lo farò. E, è l'una meno un quarto. Io ho editato e postato il video. Per fortuna non ci ha messo tanto a caricarsi. Pensavo ci mettesse una cifra, invece ci ha messo tipo mezz'oretta. E quindi sono molto contenta. Mi sa che hanno fatto dei lavori di manutenzione sulla linea, perché io qui ho Linkem che in genere ci mette un botto per caricare i video su YouTube. Infatti, se devo caricare i video, tendenzialmente li carico giù a casa che abbiamo la fibra. Mentre oggi ci ha messo poco. Comunque mi sta venendo un brufolo qua. Spero non un herpes, perché tutto mi merito tranne l'herpes. Io ho deciso, cioè cercherò di essere il più produttiva possibile nella mia vita, ma ho deciso che oggi sarò in pigiama tutto il giorno. Io ho bisogno di un giorno di sbrego brutto, perché ieri in realtà sono stata pseudo brava, perché sono stata vestita e truccata, perché pensavo di dover andare in ufficio, invece chiaramente col tampone positivo non sono più andata. E poi ho fatto il video in cui sembravo anche una persona abbastanza sana, solo un po' raffreddata. Oggi mi sento un po' peggio di ieri in realtà. E niente di che comunque. Vaccino power. Però, cioè, devo fare un sacco di cose, soprattutto mettere a posto la stanza. Vorrei approfittarne per fare delle pulizie un po' approfondite. Ma non oggi, perché sono troppo stanca. Cioè. Quindi sto qui, mi sto vedendo un po' di video su YouTube perché tra vacanze di Natale sono stata praticamente sempre con la famiglia e con il mio ragazzo, non sono mai stata su YouTube e quindi ho un botto di video arretrati, ma veramente tanti, perché io seguo tanti canali e non ho visto neanche un video praticamente, neanche i vlogmas, praticamente ho finito di vedere dei canali che seguivo, che è un po' triste vedere i vlogmas adesso, però in realtà tipo quelli di Martina Smaibi, che è tra le mie YouTuber preferite, se non la mia YouTuber preferita, lei lo sa. Volevo vederli lo stesso, infatti stavo vedendo il suo svuota la spesa e poi vi faccio vedere magari le provviste che ho, vi faccio vedere cosa c'è nel mio frigo, nella mia dispensa, magari vi interessa. Così cerco di riempire questi vlog un po' di contenuto e non solo di lamentele. E ancora non ho fame, quindi ancora non mi dispongo per fare il pranzo, ma il pranzo di oggi penso che sarà una roba semplice perché non ho voglia di cucinare tipo pasta o cose del genere. Adesso deciderò se fare la schifosa e farmi tipo la cotoletta con le patatine che mi allettano un poco come idea, oppure se fare qualcosa di più light e farmi tipo l'insalata col tonno, perché papà mi ha anche comprato una scatola di tonno. Tra l'altro sono pessima perché potrei usare questo tempo per recuperare un po' di serie TV arretrate, ne ho tantissime. Tantissime, devo vedere l'ultima stagione, la seconda parte dell'ultima stagione della Casa di Carta, devo finire Emily in Paris, devo vedere le ultime due stagioni di Lucifer, devo vedere le ultime due stagioni di The 100, devo vedere le ultime due stagioni di Riverdale, cioè sono super indietro. Ma sto rewatchando Gilmore Girls e sto rewatchando anche Gossip Girl perché ho comprato il cofanetto che sta lì sul comodino insieme al termometro. Boh, mi è venuta voglia di ricominciare a... Ah, poi ieri ho visto la nuova puntata di Doc, che è la serie quella con Luca Argentero di Rai 1, che è bellissima, se non l'avete visto dovete vederla assolutamente, è troppo figa. E ieri hanno messo in ante... No, ieri o lunedì avevano messo in anteprima su Rai Play la prima puntata della nuova stagione e stasera andrà in onda la prima e anche la seconda puntata. E chiaramente riguarda il Covid, questa nuova stagione, e sono troppo in hype. Troppo figa, infatti in realtà mi era venuta la mezza follia di riguardarmelo da capo perché la prima stagione l'ho vista a gennaio scorso con i miei e quindi chiaramente non me la ricordo bene perché l'ho vista un anno fa e quindi mi era venuta voglia di rivederla. Poi la colonna sonora è troppo carina. Some of the greatest artists of the century, Halston, Lagerfeld, Della Renta, and what they did, what they created, was greater than art. Because Possiamo parlare di quanto è brutta questa luce? Cioè, orrenda, non capisco perché questa macchinetta abbia tutti questi problemi con la luce del comodino. Comunque, ci riaggiorniamo amici dopo diverse ore, sono le 5:18. Io, sentite il microonde, mi sto scaldando l'acqua per farmi un tè e ho dormicchiato un pochino, cosa molto bizzarra in realtà per me perché di pomeriggio non dormo mai, però non sto bene, sono piuttosto provatina, ma devo dire che questa pennichella mi ha fatto bene. In realtà dalle 3:20 ad adesso ho fatto diciamo due riposini separati e mi sono addormentata.
Tra l'altro guardando un video di Elisa True Crime, che è il mio nuovo amore, e stavo vedendo, cioè sto recuperando tutti i suoi video piano piano, perché in realtà l'ho scoperta relativamente da poco e non so come ho fatto a stare senza di lei finora, però niente, non avevo mai visto i suoi video e stavo rivedendo, non so parlare, stavo vedendo il video sul caso di Lady Diana, perché io, per quanto sia scandaloso, non sapevo nulla. Nulla della morte di Lady Diana. Cioè, chiaramente sapevo chi fosse e che era stato, diciamo, uno scandalo, ma non sapevo, per esempio, che fosse morta in un incidente d'auto. Non so dove ho vissuto, io avevo un anno quando è morta, quindi non è che mi stupisco più di tanto, però effettivamente ogni tanto vivo fuori dal mondo su queste cose. Comunque, allora, vediamo se si è scaldato bene il tè. Ho parlato con mia nonna, ma non è veramente brutto che sia così buio, scusatemi. Questa macchinetta ha dei problemi. Cioè, anche la luce di questa stanza, Dicevo, ho parlato un po' con quei parenti che chiaramente mi hanno telefonato per sapere come stessi. Ho ricevuto un sacco di messaggi di supporto, oltre che da voi, perché ieri nelle storie ho raccontato un po' le ultime cose e vi avevo anche chiesto di essere un po' delicati, perché purtroppo in questa fase della pandemia ho notato che c'è molta cattiveria e molta rabbia, e lo capisco perché siamo tutti stanchi, tutti frustrati. Però quando una persona non sta bene bisogna imparare ad avere del tatto, anche se si ha paura e si è, insomma, stanchi e arrabbiati, frustrati dalla situazione, non è sicuramente colpa delle persone che si ammalano. Comunque io in tutto sommato sto bene, effettivamente questa spostatezza mi ha molto provata, devo essere sincera, però chiaramente rispetto ad altre persone sono state tanto male o addirittura non sono sopravvissute, non dico niente, però insomma sto effettivamente abbastanza giù e comunque appunto ho ricevuto dei messaggi molto carini da parte vostra e quindi vi volevo ringraziare anche qua. E poi mi hanno scritto chiaramente le mie amiche, i miei amici, i miei, vabbè, lo sanno, insomma, parliamo sempre, il mio ragazzo pure, ho ricevuto un super supporto anche da alcune delle mie colleghe di ufficio che mi hanno scritto. La cosa che mi dispiace di più di quello che sto facendo in questo periodo è che appunto mi sono dovuta fermare col tirocinio perché chiaramente non posso andare da nessuna parte e spero di riuscire a recuperare in qualche modo. Perché in realtà per me che sono una stagista non è previsto lo smart working, quindi vediamo un po'. E poi adesso ho parlato con mia nonna che povera si era spaventata perché prima non le ho risposto al telefono perché mi ha chiamato che stavo dormendo, mi ha detto pensavo che tipo si è sentita male e che fossi insomma stata ricoverata in ospedale, invece no, stavo solo dormendo e povera mi è dispiaciuto che si è preoccupata. Comunque le ho detto che ovviamente è tutto a posto, sono solo un po' spostata, ho questa voce un po' così perché chiaramente colpisce molto qua e quindi lo sento tutto, per questo mi sto facendo un tè che in genere aiuta a reidratare. Poi comunque avendo dormito sono un po' rimbambita, quindi in realtà mi rende felice l'idea di bere una bella tazza di tè e mi sono presa anche le gocciole che ho già messo sul comodino e quindi adesso mi guarderò qualcosina e farò questa pausa merenda, anche perché ho un pochino fame e poi in realtà vorrei trovare le forze di mettere un po' a posto, quantomeno di lavare i piatti, ecco, quello sì, perché se no se accumulo i piatti sporchi di tutta la settimana poi devo uscire dalla stanza praticamente. E ho anche un sacco di spazzatura differenziata da buttare, di carta e plastica. E che palle. Mi sono preparata un bel sughettino con i pomodorini. Oddio, si è appannato tutto. Vabbè, non vi avvicino troppo, sennò si appanna tutto. Comunque, su con i pomodorini e un cucchiaino di concentrato di pomodoro. Qui ho lavato tutto mentre cucinavo il sugo, così ho dato un po' una parvenza di ordine, così almeno queste cose asciutte poi domani le metto a posto. E ho diviso le cose dell'immondizia, così il prossimo che mi manda cose per l'ascensore gli mando giù la spazzatura. E intanto
Mi sono messa la prima puntata prima di Doc, proprio della prima stagione, perché mi è venuta voglia di fare un bel rewatch per rinfrescare la memoria, e lui è uno dei miei personaggi preferiti, anche se il mio personaggio preferito penso sia proprio Doc, ma non lo so, sono debole. Ah, sì, me ne occupo io. Una maternità. Nessuno le ha chiesto di presentarsi qui. Ma infatti io mi sono presentata al pronto Si soccorso, sono loro sieda. che. Amici cari, mi sono messa davanti il computer perché così mitiga un po' la luce gialla orrenda. Scusate la voce, me la tengo così, mi sa ancora qualche giorno. Comunque è mezzanotte, io ho visto con la mia amica Bea. Abbiamo fatto un watch party su Disney Plus. Abbiamo visto un film che in realtà mi ha fatto abbastanza schifo. Poi domani ne parliamo. Si chiama 10 cose che odio di te. Che in realtà è anche abbastanza famoso perché è un film con Heath Ledger. Ma cioè, al di là di lui, il film ho trovato veramente bruttino per la maggior parte. Comunque, mi sono lavato i denti, ho spento l'aria condizionata. Perché di notte non la tengo mai accesa se non mi sveglio morta. Ho acceso però l'ovetto umidificatore. Ho bevuto un po' d'acqua. Mi sono portata anche la borraccia d'acqua così se ho sete continuo a bere. E adesso, se non crollo, volevo vedere la seconda puntata di Doc. Perché appunto oggi hanno trasmesso anche la seconda puntata. Ma io non l'ho vista perché abbiamo visto il film insieme a Bermio, ci siamo fatte compagnia. E però appunto adesso se non mi addormento me la recupero, se non me la vedrò domani, adesso vediamo, perché in realtà sono stanca ma ancora non ho sonno, che penso di addormentarmi a breve, però vediamo se in caso chiaramente spengo tutto. Intanto vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo primo vlog della mia quarantena e penso che farò così almeno tutta la settimana, perché tanto non è che abbia molto da fare. E quindi ci vediamo domani. Un bacio.